Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Sofia Lorenz, volontaria dell'associazione Naga, che ci parlerà del progetto Cabiria, un'unità di strada presente dal 1995 che si occupa di informazione e prevenzione con le persone che si prostituiscono. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie a te di essere qui con noi oggi e inizio subito chiedendoti di parlarci appunto di come nasce questo progetto e quali obiettivi si pone. Grazie Gaia. Allora, Cabiria, come hai detto giustamente tu, è un'unità di strada dell'associazione Naga. Il Naga è un'associazione volontaria, laica, indipendente e apartitica che nasce a Milano nel 1987 per fornire assistenza sanitaria, sociale e legale a cittadini e cittadine straniere che si impegnano e si impegna sul territorio per la difesa dei diritti di queste persone. Cabiria è l'unità di strada che nasce nel 95 e si rivolge a persone che fanno lavoro sessuale su strada, facendo prevenzione, informazione sanitaria legale e attività di accompagnamento. Quest'ultimo è un servizio che abbiamo implementato negli ultimi anni. In particolare anche orientamento ai servizi sul territorio già esistenti in un'ottica di empowerment e riduzione del danno. Gli obiettivi che si pone sono molteplici, innanzitutto quello di incontrare queste persone che sono spesso invisibili, nonostante siano presenti nelle nostre strade, ma vengono molto spesso ignorate. Inoltre stiamo parlando di persone che hanno molteplici livelli di discriminazione, che sia diretta o anche indiretta da parte delle istituzioni. Infatti le persone che incontriamo noi sono essenzialmente, sono nella maggior parte persone straniere e persone con una transgender e quindi oltre che essere persone razzializzate spesso, quindi anche con appunto un colore della pelle che le identifica in maniera più diretta sul territorio. Quindi cosa succede? Che queste persone hanno molteplici livelli di discriminazione e il nostro ruolo è quello di incontrarle e far emergere attraverso i nostri incontri quali sono i loro bisogni e per quanto possibile cercare di intervenire su questi bisogni. L'obiettivo del Naga e l'obiettivo di Cabiria è quello sul lungo periodo di scomparire, perché pensiamo che il nostro intervento sia un intervento che supplisce a ciò che invece lo Stato dovrebbe fare, quindi i nostri interventi sono sia in un'ottica di empowerment, quindi ricordandoci della dignità di queste persone, della loro capacità comunque di muoversi, il loro diritto insomma muoversi nel nostro Stato, e anche quello di responsabilizzare le istituzioni che non stanno facendo quello che dovrebbero fare, insomma. Il nostro metodo poi, che è in uso a molte altre unità di strada sul territorio italiano, è quello della riduzione del danno, che è un metodo che è stato mutuato storicamente dalle associazioni che affrontano il tema delle tossicodipendenze e quindi è un metodo che va a limitare i danni senza giudicare le persone per ciò che fanno, quindi non attuiamo nel nostro rapporto la sospensione del giudizio e cerchiamo appunto di andare incontro e stimolare queste esigenze. Quindi nella pratica uno degli aspetti principali è quello del fornire informazioni su dove fare i test delle malattie sessualmente trasmissibili, fornire direttamente preservativi, ma anche in tempo di Covid, per esempio, le mascherine, test Covid, eccetera, eccetera. E poi l'altro elemento del nostro metodo è quello dell'abbassamento della soglia, di bassa soglia si dice. Quindi l'obiettivo è essere un po' il tramite ed essere noi un servizio che va incontro direttamente alle esigenze di persone che non vengono ascoltate nelle modalità di accesso dei servizi. Per esempio un servizio diurno, come può essere andare alle poste, tendenzialmente prevede che tu vada la mattina o comunque in orario di lavoro, cosa che piuttosto inaccessibile per persone che fanno lavoro notturno, quindi cerchiamo di essere, ecco, un po' nel mezzo e essere il tramite per queste esigenze. Certo,
Quindi oltre alle modalità di intervento che, come hai detto tu, utilizzate, quali sono gli ostacoli che principalmente incontrate, le difficoltà che incontrate giornalmente nel vostro lavoro, oltre, come dicevi tu, anche alle discriminazioni che poi le persone che aiutate devono subire, che in base appunto al report che è stato pubblicato l'anno scorso, all'ottobre 2022, le persone che aiutate sono per l'84% appunto persone M2F transgender e per l'8% donne cis. Sì, allora, insomma, un primo livello di problematiche che affrontiamo sono quelle essenzialmente sociali, prima ancora che di salute. Le persone che incontriamo per il fatto di essere straniere e per il fatto di essere persone transgender sono discriminate anche dal punto di vista, per esempio, abitativo, quindi non solo nel mercato comune dell'abitazione, spesso i proprietari di casa non accettano insomma, la loro condizione, ma spesso anche servizi istituzionali di alloggio non comprendono queste persone. Quindi, lì dove è possibile, ci siamo provati ad attivare anche su questo piano. Banalmente, alcuni servizi sociali non hanno dei posti che prevedono l'accesso a persone transgender, cioè sono pensati in maniera binaria e quindi non accolgono tutti e tutte. Questo è uno degli esempi, però sul piano invece sanitario, il principale ostacolo che vedono le nostre persone, le persone che incontriamo, ma anche tutte le persone che incontra il Naga, è l'accesso alle cure sanitarie, in particolare tramite il rilascio dell'STP, che è un codice alfanumerico sostitutivo, diciamo, del codice fiscale, tramite il quale tutte le persone irregolari sul territorio possono avere accesso al servizio sanitario come i cittadini italiani. E purtroppo questo codice in Lombardia, in particolare, non è fornito in maniera chiara da tutte le ASL e da tutti gli ospedali. Quindi quello che succede è che noi prestiamo anche un po' il nostro privilegio bianco come volontari e volontari e ci poniamo in un'ottica di accompagnamento con queste persone in modo tale da appunto utilizzare il nostro saper parlare l'italiano, il nostro conoscere le leggi per far sì che queste procedure vengano applicate effettivamente e non solo una tantum. Purtroppo il tema è che noi sappiamo che queste cose spesso vanno a buon fine quando noi ci siamo, non sappiamo effettivamente come vada per le persone che invece provano a muoversi in autonomia sul territorio davanti a questi blocchi, ecco. Ricollegandoci a quello che poi hai detto anche prima, oltre al servizio notturno, offrite anche un servizio diurno che avete implementato di recente. Come mai questa scelta e quali sono, diciamo, i cambiamenti che avete riscontrato grazie appunto all'introduzione di questa iniziativa? Allora, il tema dell'accompagnamento era qualcosa che provavamo a fare anche prima del Covid, ma durante il Covid e subito dopo è molto aumentato come, diciamo, come richiesta da parte delle persone che incontriamo, che sono persone con cui abbiamo un rapporto ormai di fiducia, spesso anche lungo anni, perché le difficoltà che sono emerse durante quel periodo sono state ancora maggiori, sia sul piano abitativo, ma banalmente anche per ricevere pacchi alimentari. Erano persone che non potevano lavorare in quel periodo anche per il coprifuoco e quindi erano escluse dalla possibilità di poter sostentarsi in qualche modo. Quindi quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo capito era che dopo anche a distanza di anni queste persone avevano delle esigenze legali e sociali. In particolar modo persone straniere che erano sul territorio da molti anni hanno fatto richiesta di un aiuto nell'affrontare la burocrazia per riavere dei documenti del proprio stato. Quindi abbiamo attivato dei rapporti con alcuni consolati in modo tale da permettere a queste persone di ricevere un documento anche dopo molti anni e in questo modo anche regolarizzarsi sul lungo periodo, perché sono persone che magari hanno problemi di salute e quindi avrebbero anche diritto a permessi di cure mediche oppure subiscono una discriminazione dal punto di vista del genere nel loro paese di origine, esistono delle procedure per richiesta di protezione internazionale per questa categoria di persone. Quindi abbiamo attivato questi canali. E poi anche temi più particolari, per esempio, ultimamente stiamo seguendo delle persone che hanno esigenze dal punto di vista della richiesta appunto di un alloggio, perché sono persone con la cittadinanza italiana, lo ius sanguinis ha questo effetto sulle persone in particolare provenienti dall'America Latina.
per cui appunto sono persone, non sono per forza irregolari, però subiscono queste altre discriminazioni, cioè quella del lavoro sessuale e quella del genere. E quindi ci siamo attivate anche dal punto di vista contributivo, ecco. Attivando appunto accompagnamenti anche all'INPS per ricevere vari sussidi che lo Stato prevede per le persone cittadine, ecco. Questo è uno degli esempi che mi viene in mente, ma non è solo cerchiamo anche di andare oltre quelle che sono le nostre competenze o comunque le competenze che abbiamo imparato negli anni e trovare, quando c'è un nuovo bisogno, delle nuove soluzioni, ecco. Prima di salutarci ti chiedo se vuoi lasciare appunto le informazioni utili e i contatti di riferimento del progetto Kabiria per chi fosse interessato a conoscerlo meglio e saperne di più. Allora, io vi consiglio innanzitutto di andare sul sito del Naga, che è naga.it, sia per rimanere attivi, diciamo, su i prossimi incontri che si faranno per le nuove volontarie e nuovi volontari che vogliono entrare nel Naga e anche in Kabiria eventualmente. E poi sempre sul sito c'è una sezione che si chiama Dona e permette di donare in vari modi. Come dicevo, l'associazione è completamente indipendente, quindi vive delle donazioni e dei contributi che danno le persone comuni, ecco, tramite appunto donazione continuativa o anche diciamo dei pacchetti particolari per cui puoi regalare un abbonamento al Naga o anche il 5 per 1000 e anche delle campagne che si legano a i matrimoni. Una si chiama Sposiamo la causa e l'altra si chiama Lasciateci in pace, che invece prevede i lasci dei testamenti. E niente, quindi questo essenzialmente. Perfetto, io ti ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e ti auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, è stato un piacere.